c'è solo un 5,32 per lo skating skills, ma abbiamo un 4,57 per le transition, 4,70 per l'interpretation. Anche i giudici hanno visto quello che ti ho detto, è balzato subito all'occhio questa differenza di pattinaggio di base proprio. Ingresso in pista per Peter Liebers, rappresenta la Germania, quarto nel preliminary round con 129,89 per il free che ha presentato. E per lui questo è il quarto mondiale. A Torino, dove si sono svolti i mondiali l'anno passato, ha ottenuto un 25° posto. Lui è il campione nazionale tedesco ed è un blues per lui, coreografato da Lori Nicol. Buon triplo flip e buon triplo toll. Ottimo triplo axel. Quasi mano giù sul triplo Lutz, ma riesce a salvarsi. Buon programma. Buon programma davvero per Peter Liebers. Lui l'aveva detto ieri nel fare le preliminari round, aveva fatto un errore nella combinazione di salti e poi nell'Axel. Poi dice, mi sono un po' svegliato dopo questi errori perché ho capito che dovevo attaccare e voleva assolutamente farlo oggi nello short. Ci è riuscito. Sì, ci è riuscito soprattutto perché proprio in quegli elementi ha tenuto duro, è stato molto concentrato e soprattutto il triplo Axel era veramente ben eseguito, senza la minima imperfezione, un arrivo scorrevole, molto, molto preciso sul filo. Quindi oggi ha davvero compiuto il suo programma, l'ha eseguito in maniera ottimale per lui. Una piccola sbavatura all'arrivo del triplo Lutz, ma ha lottato con le unghie e con i denti. Forse in questo caso allora l'esperienza di ieri di aver gareggiato lo ha in qualche modo portato davvero a caricarsi, a far tesoro dell'errore di ieri proprio in questi elementi. Sì, senz'altro magari è riuscito con ieri a testare la sua emotività e oggi a dosare meglio le sue capacità. Vedi, buona la combinazione anche qui. Questo è il bel triplo Axel, filo esterno, bellissima posizione in aria e arrivo facile, molto facile, ben tenuto, ben scorrevole. I saltelli, questi devono essere, ecco, questa è la partenza del Lutz, invece qui c'è un po' di fatica
fatica nell'arrivo, è molto avanti ma non appoggia la mano sul ghiaccio, e quindi un po' di penalità ci sarà, ma non così grave come se avesse messo giù quella mano a toccare il ghiaccio, invece l'ha tenuta sapientemente su. I passi, la sequenza di passi, lui ha scelto quella circolare, un'altra delle possibilità, e ha concluso con la trottola combinata, non particolarmente originale nelle posizioni, ma ben eseguita, pulita. E il trucco dello short program trucco, se così si può dire, è proprio quello di non commettere errori. Puoi anche eseguire un programma un po' più facile, ma se è pulito e non presenta detrazioni, normalmente con questo sistema sta su in classifica, anche perché dall'esecuzione pulita ne riflettono poi anche i components, la performance risulta sicuramente migliore, l'interpretation, perché il pattinatore che è più rilassato e gli elementi vengono bene, poi riesce anche a interpretarlo meglio. Quindi, come diciamo, mi insegni tu, esatto. Cioè un errore in un elemento tecnico in qualche modo poi ti compromette, influisce comunque la performance anche inevitabilmente. No? Certo, influisce anche sul secondo punteggio. Però abbiamo visto un bello short, questo devo dire mi ha abbastanza colpita, mi è piaciuta anche questa scelta della musica che lui ha fatta, quindi davvero poi sarò curiosa di andare a vedere anche nel suo free, che è molto bello, l'abbiamo visto all'Europeo, questo Sherlock Holmes che lui ha preparato e che ha leggermente cambiato, ha detto, per presentarlo qui a Mosca. Ecco, 36,51 i Technical Elements, 31,22 per il presentation score, con uno short program di 67,73. In questo momento va in quarta, e vedi che posizione. Va a posizionarsi proprio alle spalle degli altri tre pattinatori che non hanno commesso errori, davanti, che vuol dire i due americani e il kazako, sì, Ten, Damus e Miner, e poi Ten. Davanti a Song.